Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Stefano sta rovistandone. Hai finito? Che stai a prendere? Sto prendendo l'imbutino. Ma famo senza occhio. L'ultima volta che ho fatto occhio, non so, dovrei ricordare che è cascata. Stavo volendo il liquido. Quanto è vivo su? Allora, oggi. Oggi cosa facciamo? Oggi è la parte divertente, raga, basta bucare, basta abitare, basta tutto, basta. Adesso abbiamo un imbuto, un tubicino, quindi comunque capirete da voi che andiamo a metterci il liquido all'interno e per farlo dobbiamo mettere all'interno di questa vaschetta, poi lo cominciamo a far girare sperando che non si brucia niente, non cola niente, non perde, quindi. Sì, perché non è che di solito, allora non fatelo a casa, di solito si prova sempre prima con acqua distillata. Siccome che noi un po' non ci avevamo tempo, un po' non ci va, un po' siamo pro, noi non lo proviamo prima. E guarda come andrà a finire stasera. Bene, allora noi mettiamo questo qui dentro e cominceremo a inserire il liquido trasparente, poi alla fine metteremo il colorante. Allora, aspetta. Abbiamo tolto il tappo direttamente dalla vaschetta per fare prima, perché a noi non ci interessa fare le cose precise, noi basta che famo a occhio e famo subito. Esatto. Giusto? Ecco qua. Quando si tratta delle cose nostre, vedi, già Stefano già ha trovato il modo. Allora, cosa useremo? Utilizzeremo questo EK Eco Coolant Lime Green, che è un verde molto 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 intenso, e lo mischieremo con il liquido dell'EK, quello diciamo bianco trasparente, che alla fine questo anche da solo assolverebbe alla sua funzione, ma a noi ovviamente ci piace farlo tamarro, quindi lo faremo lime green. Mettiamo il liquido qui dentro e cominceremo a vedere come scenderà all'interno di questa vaschetta per poi cominciare ad andare in circolo. Quindi buon Fabio, direi. Allora, è un imbuto piccolissimo e sì, molto delicato. Bravissimo. Cominciamo. Non vedo, ma dovresti. Aspetta. C'è una paura, eh? No, è che non so che non sono entrati benissimo. Ah, lo sai già. Sì, sì. Scusa, qual è che non sono entrati benissimo? Un po' tutti. Io non vedo, no? Basta. Allora, abbiamo riempito fino a qui il nostro serbatoio. Come vedete, il T-Virus si è allargato perché l'acqua fa questo effetto di lente di ingrandimento. E adesso dovremmo appicciare. Non è vero, sta riscendendo il liquido perché sta riempendo l'aria all'interno del radiatore. Quindi, come vedete, le bolle che risalgono è perché il liquido, come vedete anche da qui sotto, continua a scendere all'interno del radiatore perché appunto sta facendo uscire l'aria. Quindi questo aspettiamo un attimino, perché più aria esce meglio è, perché deve arrivare alla pompa, la pompa deve aspirare questo liquido, meno aria ci uscia la pompa, e no, e fino a che non l'aspira non riesce a rispararla, quindi non si crea questo circolo vizioso. What the fuck? Ma te pare il momento? C'ho troppa fame. Intanto ho fatto arrivare l'acqua, alla fine l'ho fatta arrivare. Bravo. Da qua. Senza consumare corrente. Ma facciamo girare. Sei pronto? Noi abbiamo tre quarti dell'impianto pieno. Deve uscire da qui e andare di qua, sennò non partirà mai. Io adesso l'appiccio. Ti sei pronto, eh? Io guardo qua. Io prenderei due pezzi di scotto. C'è entrata una goccia. Una goccia c'è andata. Prendi un. Allora, che cosa è successo? Dai, dillo, lo possiamo dire, lo possiamo dire. Stefano non ha visto. No, non c'era scritto. Non c'era scritto. Che l'uscita della pompa, in realtà non è questa come pensavo io, perché è il pezzo frontale, ma in realtà è quella sopra. Che poi in realtà per me è una gran baggianata, perché comunque ha due, dei quali uno c'è un tappo, ha due uscite. In teoria ha pensato che l'unica era questa, ha detto questa è l'unica uscita, le altre sono due entrate. Invece è il contrario. Posso fare 90 filettate e poi ci mettiamo l'attacco normale? No, uno va basta.
siamo stretti bene, come è giusto che sia. Allora qua. E questo rimane così, questo va sopra. E questo non mi interessa. Prova a accorciare. Prova a accorciare. Tanto male va. Ok. È praticamente uguale. Sì. Ok, adesso ho sistemato il problema di qui sopra. Sei finì. Vai. Ti pare che ce n'è un'altra? Prego. Ha preso. Ma quasi pescata bene. No, no, mo la sta a fare già, adesso devi solo aspettare. Dovresti levare il tappo lì. Mo ha pescato. Adesso vedi la velocità delle bolle che passano, ti rendi conto di quanto la pompa spinga. Guarda, ha fatto la schiuma. Sì, ma tremano i tubi in gomma, guarda come si muove. Ragazzi, lo avete detto, l'avete deciso voi, noi volevamo farlo bianco, invece ragazzi sarà lime green. Mo butto addosso, eh. Vai? Yeah. Vai? Guardate questi tubi come diventeranno verdi adesso. E Ale, prende colore, sempre più colore, adesso è emulsionato ma è diventato... C'è ancora un goccetto, non ce l'ho messo perché... I tubi sono diventati... Sembra sporco. Sì, sembra tipo acqua... Dalla gamma sembra giallo ragazzi, in realtà è verde, verdissimo. Sì. Guarda, il flussometro ho mai visto girare così veloce, cioè... Un flussometro con questa velocità mai visto. Ma non riesce la gamma a 60 fps a farlo, sembrano le borchie delle macchine, generalmente lo sembra al contrario, dopo un po' viene geniale. Questo qua è mio. E se l'ha comprato lui? È mio. È tutto tuo. Sì, magari. Bello però. Purtroppo la gamma un pochettino distorce, sembra più giallo che verde, però è un verde lime. Poi vedremo se comunque sia, se ci piace una volta che si sarà stabilizzato totalmente il colore, se tenerlo così oppure aggiungerci altro verde per spulirlo un po'. All'interno della vaschetta del T-Virus, come vedete, c'è un LED che è un tappo fatto dalla Barros apposta con un LED. Adesso è ancora da richiudere la vaschettina con il tappo superiore, che abbiamo impostato questo appunto effetto Brit del verde, quindi del respiro, molto molto bello. Il lavoro alla fine è venuto bene anche col fatto che abbiamo dovuto rifare quel pezzettino di tubo. E ecco, in teoria l'impostazione giusta sarebbe sì questa. Questi, questi tubi flessibili, come abbiamo già spiegato nelle altre puntate, ci servono perché questo poi deve essere richiudibile. Adesso che sta in funzione, come vedete, si può tranquillamente alzare e vediamo il flussometro che continua a girare. Questo qui alla fine, ma adesso tralasciando il fatto che questi dobbiamo fare una torsione per poter riuscire a chiuderlo, questo poi noi lo utilizzeremo per portarlo alle fiere, quindi per portarlo in mostra, quindi lo dobbiamo chiudere per trasportarlo e poi quando ci serve da tenerlo acceso lo apriamo, perché comunque è proprio studiato apposta per farlo vedere. Quindi ragazzi, è stato un lavorone lungo, stancante, più lungo di quello che avevamo previsto. Vero. Abbiamo incontrato un sacco di difficoltà, siamo soddisfattissimi del risultato raggiunto. Dalla prossima puntata starete solo con me, che vi farò vedere come ci si installa un sistema operativo in questo Hackintosh. Poi è ora che fai qualcosa, cioè devo dire, tirando loro, quindi comunque sì, adesso è il momento di... Dalla parte quella pallosa sopra. Dalla parte quella pallosa, che io mi sono finito di divertire, ci ho giocato, mi sono divertito, ci ho smadonnato sopra, ci ho sudato sopra, però alla fine ecco, questo è il risultato, quindi gli occhi, ok, poi tu fai tutta la parte che non serve, però diciamo che alla fine avrai anche tu la tua gratifica e dirò, bello. Vabbè, comunque... Questa la pompa entra in e out al contrario, grazie. Chiudo. E questa è la, diciamo, come si dice? L'epilogo, termine proprio per dire... Questo è l'epilogo di questa nostra serie, quindi la parte... Vero, sono altre due puntate minime. Vabbè, però quelle contano meno. La parte, diciamo, finita qui, anzi, per chi volesse può smettere di vedere questa serie. No, non è vero, seguitela, perché comunque... Adesso... Sicuramente faccio più viewers con le prossime... Sicuramente, perché comunque la gente non capisce, non sa certe cose... Niente, va bene ragazzi, questo era il video per farvi vedere come veniva messo in funzione finalmente questo computer. Dalle prossime puntate finalmente riusciremo a vedere il monitor acceso, quindi questo computer in funzione mentre si installerà questo sistema operativo e
come andrà. Quindi comunque sia, penso che lo testeremo un pochettino, no? Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video, naturalmente lasciateci un like qui sotto in descrizione. I commenti sono sempre ben accetti, perché comunque, come ci avete detto del liquido, alla fine abbiamo ascoltato il vostro consiglio e abbiamo optato per un liquido verde. Quindi comunque fa sempre bene quando ci scrivete qualcosa, fa sempre piacere leggerlo. Naturalmente condividete il nostro video, in descrizione trovate il link a tutti i nostri social, Telegram, Instagram, senza che ripeto tutte le volte. Questa era la nona puntata, giusto? Ci mancano ancora un paio di puntate e tutti al mare. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.